Davvero una cosa interessante, questo premio viene assegnato a questo laureato in disegno industriale per il rigore scientifico e la straordinaria capacità divulgativa che gli hanno permesso di fare inedite scoperte relative a Leonardo da Vinci e a diffonderle in tutto il mondo. Forse Leonardo da Vinci è stato il primo designer della nostra storia. È considerato oggi uno dei massimi esperti a livello internazionale del genio vinciano. Le sue mostre, esibizioni, installazioni sono state nel corso degli anni presentate con enorme successo sia in Italia sia all'estero. È per questo motivo che oggi gli diamo questo premio. Si chiama Mario Tardelli. Cerco di essere veloce, che sarete fame, sono l'ultimo, resistete per favore. Io mi sono laureato nel 99, massimo di voti, venivo da un percorso terribile, sono stato forse l'unico studente del mio liceo a aver fatto il record 7 anni senza essere mai promosso, sempre rinunciato e rimandato. Perché era un periodo in cui si era costretti a studiare. Quando si arriva al Politecnico di Milano si impara per la prima volta che qui non si è costretti a studiare, bisogna voler studiare. È completamente una rivoluzione incredibile, sono stati gli anni più belli della mia vita perché ho capito che potevo io rubare conoscenza dai professori e quindi da lì ho avuto voti altissimi, fino a un fantomatico 30 lode con bacio accademico che neanche sapevo qual era l'esistente, una cosa esoterica. Mi sono laureato, ho insegnato per un po' di anni il book informatico, computer grafica direttamente al Politecnico, forse ero fin troppo giovane a quegli anni. Poi con Edoardo Zanon, sempre il mio compagno di avventure, in quel tempo abbiamo fondato una società, facevamo computer grafica, multimedia e altre cose, e abbiamo cominciato a far fatica, nel senso che in Italia si fa fatica, si faceva fatica, figuratevi oggi. Vi racconto questo episodio bellissimo, cerco di avere un appuntamento con uno dei direttori del museo più grande di Milano, che ha un nome molto vicino alla ricerca che faccio io, passano da lì un anno, 2 anni, non vengo neanche considerato. Nel frattempo un giorno siamo in America per un lavoro per un architetto, passo davanti a Charlotte, c'era cioè un museo bellissimo, si chiama Discovery Place, entro dentro, sembra una specie di Braveheart. I musei americani sono completamente opposti alla concezione italiana di museo, che è polvere, lì è parco giochi. Entro dentro, quasi per scherzare, chiedo: posso parlare col direttore? La signorina prende il telefono, mi dice: prego, vada su. Io sono rimasto malissimo perché non ci credevo. Vado su, il direttore, gli faccio vedere i miei lavori, dopo 10 minuti mi ferma e dice: ho capito tutto, il mio inglese non era ancora perfetto perché avevo sempre 4 liceo. Mi dice: bellissimo, mi fa vedere a proposito la stazione spaziale internazionale fatta dalla NASA sotto, che aveva un problema per cui i bambini non andavano perché era una cosa noiosissima. Mi dice: inventati qualcosa. Che ci crediate o no, in 2 settimane torno in ufficio a Milano, facciamo un precontratto, ci arriva il bonifico bancario dell'importo quasi totale del lavoro che avremmo rifatto. Una cosa fantascienza nell'Italia di allora. Io stavo ancora aspettando la telefonata del segretario del direttore del museo a 2 passi, che poi non mi ha quasi più chiamato. Beh, la nostra carriera comincia ad andare per all'estero, facciamo mostre, musei. Ho fatto poi, dopo un po' di anni, ho cominciato a appassionarmi a Leonardo da Vinci perché lo usavamo come strumento di marketing improprio per le aziende e altre cose. Ma studiando Leonardo da Vinci, che è una mia grande passione da giovane, scopro che in realtà esiste una cosa che nessuno ben conosce. Ci sono 6.000 manoscritti di Leonardo da Vinci. E dove sono? Come faccio a vederli? Perché nei libri che compro ce ne sono sempre i soliti 10 o 20, Bambarda, Catapulta, le solite 4 cose, va bene Leonardo da Vinci è conosciuto per la Mona Lisa e l'ultima cena, ma il resto esiste qualcosa? Mio padre si è arrabbiato il giorno in cui avevo chiesto se potevo comprare la collezione completa da tutti i manoscritti e gli avevo risposto che costava come una Ferrari. Oggi è il prezzo di oggi 120.000 euro per comprarsi l'edizione completa, è un'ingiustizia alla divulgazione culturale.
Da lì mi è rimasto impresso, io poi dopo 5 anni ho fatto, con la collaborazione con l'Ambrosiana, il primo sistema multimediale interattivo a touchscreen, non esisteva ancora l'iPad, dove divulgavamo per la prima volta a 29 euro il codice atlantico di Leonardo da Vinci. Forse avete visto l'immagine, questo che è un documentario della RAI che ci hanno fatto senza pagarli, di mezz'oretta, che trovate anche su YouTube. La cosa bellissima dei trascorsi è che a un certo punto noi abbiamo cominciato a studiare seriamente Leonardo da Vinci. È stato bellissimo il giorno in cui io ho fatto uno dei primi libri famosi della Giunti, con cui la Giunti ha fatturato milioni di euro, tradotto in tutto il mondo, si chiama Le macchine di Leonardo. Dopo 10 anni rinnego completamente quel mio lavoro che è ancora nelle librerie, perché ho scoperto una cosa sconvolgente negli ultimi 10 anni. Tutti i miei studi erano basati sugli studi precedenti miei, ma anch'io, stupido, non ero andato a guardare la fonte è Leonardo da Vinci, non ero andato a leggere direttamente Leonardo da Vinci cosa ci diceva. Vi faccio un esempio perché è importantissimo per capire la rivoluzione e poi vi inviterò anche alla mostra che c'è qui a Milano, in Piazza Scala. Noi tutti crediamo che Leonardo da Vinci abbia inventato il carro armato, la mitragliatrice, cos'è quell'oggetto a forma di coppia che si trova in tutti i musei di Leonardo che tira sull'acqua? Ma porca miseria, basterebbe pensarci un attimino, quella è la vite di Archimede, non è di Leonardo da Vinci. L'euro che abbiamo in tasca, che cosa ha dietro? L'uomo vitruviano. È un esempio solo verbale per farvi capire che la verità è molto più profonda di quello che ci appare. Ho scoperto praticamente con mio, anche molte, se non dire una parolaccia, molta arrabbiatura, che tutto quello che avevo studiato è una presa quasi in giro. Leonardo da Vinci ha un segreto, non è un extraterrestre come alcuni degli americani che ci vengono a raccontare, addirittura extraterrestre del documentario deve essere una cosa assurda, o il genio inarrivabile, il massimo del massimo, no. Ha un segreto, quello che credo aver scoperto, e credo che noi riusciamo a dare come spiegazione a tutti i bambini, per me un bambino da 8 anni, 80 anni, chi ha voglia di imparare, il vero segreto di Leonardo, che cerco di divulgare con questi strumenti multimediali che ho detto, dopo ve ne parlo, è quello che poi ho imparato anch'io col tecnico. Il segreto di Leonardo era studiare, dalla mattina alla sera. Studiare voleva dire anche copiare, perché un artista, prima di imparare, deve copiare dalla mattina alla sera. Leonardo da Vinci arriva a Milano nel 1482, è un artista, non è un ingegnere, non è un architetto, non è un designer, lo diventa, è diventato, io sono sicuro perché ci ho studiato, è il primo designer della storia ed è anche il primo ingegnere della storia. Ha superato il suo essere artista, ma di una quantità di 10 a 1, io ho visto 6-7 dipinti completamente di Leonardo in confronto ai 6.000 manoscritti. È un abisso, Leonardo è proprio un vero primo ingegnere della storia. Cosa ha fatto? A Milano si spaccia per un progettista di macchine militari per il Duca. Non era vero quello che ho letto sui libri, che lui è venuto a Milano per il Duca per suonare la lira, per fare artista. Sì, come secondario, c'era la guerra. Lui ha fatto il primo curriculum della storia da cui noi dovremmo imparare. Poi si è spacciato ingegnere militare, non lo sapeva, ha ingraziato il Duca che l'ha chiamato. Lui si voleva liberare dai soldi, dai Botticelli, dagli altri suoi concorrenti artistici, e ce l'ha fatta. A Milano si è trasformato in vero e proprio ingegnere, dalla mattina alla sera doveva rispondere al Duca, e quindi cosa faceva? Copiava la mitragliatrice, copiava il carro armato, dai vari ingegneri prima di lui, ma il carro falciante di Leonardo da Vinci, ma il film Ben-Hur, non ve lo ricordate? C'erano già i romani, la catapulta di Leonardo da Vinci è una cosa romana. Potrei andare avanti per ore, insomma, decaduto il mito di Leonardo da Vinci, abbiamo cominciato a ristudiare i suoi veri manoscritti. Da qui escono fuori le nostre mostre che ogni 6 mesi portiamo in giro per il mondo. Qui è la mostra a Milano, è qui a Piazza Scala, che cercheremo di far diventare un museo stabile, e se chiuderà vuol dire che qualcuno ce l'ha fatto chiudere. Abbiamo fatto già 150.000 visitatori nei primi 7 mesi. La cosa bellissima è che quello che mi ha insegnato il Politecnico e quello che ho imparato dall'America è che se noi vogliamo far sorgere la scintilla dell'ingegnere ai bambini, dobbiamo dargli degli strumenti loro, propri loro. Quindi per questo che noi nelle nostre mostre abbiamo per ogni macchina di legno fatta rigorosamente, io sono il primo che vado in laboratorio a fare le macchine elettro perché mi diverto tantissimo, ma poi alla fine queste macchine sono noiose, i manoscritti sono noiosi. Abbiamo inventato noi per la prima volta 10 anni fa questo metodo di sfogliare i codici virtualmente con i touchscreen, per cui le macchine escono fuori dai manoscritti e i bambini, quindi anche quelli che hanno 80 anni e hanno voglia di imparare, come Leonardo da Vinci, non ha mai smesso di studiare,
hanno la possibilità di smontare le macchine, e voi ingegneri sapete benissimo che una macchina, per quanto complicata appaia sia, se la si smonta è semplicissima. Ci sono sempre le sette simple machine, la ruota, l'ingranaggio, il piano inclinato. Imparando questi concetti, la cosa straordinaria che si vede, il mio orgoglio finale delle mie mostre quando giro per il mondo, è vedere le famiglie dove c'è il bambino che va sul computer, il papà che va sulla macchina di legno perché deve poi spiegare al figlio come funziona, e il nonno che va nei pannelli a vedere i manoscritti appesi. La cosa rivoluzionaria che io sono orgogliosamente ho creato da 10 anni a questa parte è che per la prima volta il bambino in 10 minuti impara a smontare la macchina grafica come se fosse un videogioco fatto alla PlayStation, ed è lui che per la prima volta va dal genitore e gli spiega come funziona la macchina. Non so se avete visto delle immagini, ma è tutto quello che succede. Io potrei andare avanti per ore. Abbiamo subito, aspettaci qua. So che c'è la domanda. No, c'è qualche domanda o... Sarebbe bello andare avanti per ore, queste cose davvero sono interessanti, ma anche quelle di tutti gli altri, cioè, insomma, poi quello che... se c'è qualche domanda, ma sì, per esempio, se Leonardo da Vinci fosse seduto lì, cosa gli chiedereste? Allora, intanto un suggerimento, bisognerebbe istituire bella domanda, un laurea honoris postuma a Leonardo Vinci come il primo ingegnere della storia, perché ha trasformato disegni medievali da, diciamo così, infantili in veri e propri disegni di ingegneria. È stato il primo ingegnere della storia. Tecnologia e materiali, parte tutto da lui. La cosa incredibile è che, esclusa l'elettronica, ognuno di questi 6.000 manoscritti, che io praticamente sono a memoria perché ormai è diventata la mia passione, contiene il seme germinati di qualsiasi strumento che noi oggi abbiamo a disposizione. Quindi lui si ritroverebbe benissimo. E il problema di Leonardo, per cui è impossibile oggi avere un Leonardo da Vinci, è che la frammentazione del sapere oggi è talmente sezionata e microscopicamente divisa, che purtroppo forse Leonardo è stato l'unico essere umano al mondo a essere capitato nel punto giusto della storia, per cui un uomo solo poteva sapere tutto contemporaneamente. Da lì in poi la cosa è stata un po' più complicata, sarebbe difficile, ma bisognerebbe dargli la prima laurea honoris postuma a Leonardo da Vinci del Politecnico di Milano, perché se lo meriterebbe sicuramente.